Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture, che comprendono una graphic novel, un romanzo e due manga. Direi di partire subito con la graphic novel, ovvero 18,3 di Stefano Simeone. Questo fumetto è edito da Bow Publishing al prezzo di 22 euro e ha più di 300 pagine, una graphic novel bella corposa, e mi è stato inviato gentilmente dalla casa editrice. In sostanza questo fumetto parla di Francesca e le sue 18,3 volte in cui si è innamorata nel corso della sua vita. Mi aspettavo un fumetto quindi molto tenero, dolce, a tratti anche divertente perché soprattutto all'inizio è molto simpatico, e invece si è rivelato un vero e proprio fumetto di formazione che mi ha fatto pensare ed emozionare veramente tanto. In questo fumetto infatti vengono descritte e raccontate tutte le varie fasi della vita di Francesca, da quando nasce a quando muore, e ogni capitolo, diciamo, della sua vita ci viene rappresentato anche graficamente in maniera diversa, nel senso che ogni capitolo della sua vita ha, diciamo, un colore predominante. È una cosa che mi ha colpito veramente tanto, perché anche visivamente possiamo distinguere le varie fasi di crescita e di vita di Francesca e delle sue varie esperienze. Un'altra cosa che mi ha colpito veramente tanto, sempre per quanto riguarda i disegni, è che lo stile spesso è un po' confusionario, molto dinamico, ma quando si tratta di rappresentare primi piani, i volti dei personaggi sono molto dettagliati e molto espressivi, una cosa che mi ha lasciato veramente senza parole. In questo fumetto si parla tanto di amore, non inteso solo come sentimento verso un partner, ma in senso veramente molto più ampio, verso i propri genitori, gli amici, i figli, i giocattoli, tutte quelle cose che riempiono la nostra vita e che ci fanno felici. È una concezione quindi a 360 gradi, molto complessa, molto vissuta, che mi è piaciuta veramente tanto perché mi ha fatto anche riflettere su quali sono le cose di cui io effettivamente mi sono innamorata fino adesso. E nonostante la protagonista Francesca sia un personaggio molto diverso e distante da me, mi sono potuta rivedere in tante cose, soprattutto per quanto riguarda la prima parte del fumetto, perché bene o male abbiamo fatto e affrontato le stesse esperienze, le stesse situazioni, ci siamo trovate davanti alle stesse scelte, quindi penso che sia un fumetto di formazione in cui tante persone si possono vedere al di là delle scelte che fa poi la protagonista. Ovviamente non si parla esclusivamente di amore, ma anche di tutti quei problemi, esperienze, diciamo, quotidiane che tutti noi abbiamo vissuto o vivremo nell'arco della nostra vita, quindi è stato molto interessante potermi rapportare a qualche cosa che ho già vissuto e poi vedermi proiettata verso il futuro, vedere come potrebbe essere la vita di una persona della mia età, un mio coetaneo, insomma. Ed è una cosa che un po' mi ha spaventata e un po' mi ha fatto riflettere. È stata una cosa un pochettino strana, però allo stesso tempo molto interessante. Il personaggio di Francesca, secondo me, viene analizzato in maniera molto completa e umana, perché si sottolineano e si fa molto riferimento a quelli che sono i suoi difetti, i suoi dubbi, le sue insicurezze, oltre che magari alle sue ambizioni, a quello che vorrebbe veramente nella vita. E vediamo come questo miscuglio di pensieri cambia da quando è un fagottino piccolo a quando è una donna invece matura. Vediamo proprio un'evoluzione dei suoi pensieri e anche del suo modo di porsi con le altre persone. C'è una forte ciclicità all'interno di questo fumetto che richiama appunto il ciclo naturale della vita. In particolare i momenti di nascita e di morte si assomigliano veramente tanto, vengono rappresentati in maniera molto simile, sia a livello grafico, sono dei momenti un po' confusi con queste linee che non si capisce bene che cosa vadano a rappresentare, sia per quanto riguarda il modo in cui vengono viste le persone, gli oggetti, sia per quanto riguarda i dialoghi. Ci sono questi forti richiami in scene, diciamo, agli opposti, vita e morte, e l'ho trovata una similitudine, un rimando veramente molto bello all'interno di questo fumetto. È un fumetto secondo me molto potente a livello comunicativo ed emotivo. È una storia in cui tante persone diverse possono rivedersi e confrontarsi, anche se magari hanno vissuto esperienze completamente diverse, sicuramente sono passate per uno di questi punti, diciamo, vitali, per una di queste tappe di vita che affronta appunto la nostra protagonista Francesca.
Francesca. È un fumetto che vi consiglio se state cercando appunto una storia di formazione che parli di una storia vera, quotidiana, che ha come piccolo punto fantasioso il rapporto di Francesca con il suo giocattolo preferito, che è una tigre avventuriera. È veramente molto carino e mi ha ricordato un po' Calvin e Hobbes. Ho poi appena terminato di leggere un romanzo di Agatha Christie, ovvero La morte nel villaggio, che io ho letto in lingua e il titolo è The Murder at the Vicarage, perché appunto il morto inspiegabile viene trovato nello studio del vicario. È il primo romanzo che leggo di Agatha Christie, che ha come, diciamo, protagonista Miss Marple, e sono rimasta un tantino perplessa perché mi aspettavo che il personaggio di Miss Marple fosse descritta, presentata in un certo modo, invece non ci viene quasi mai descritta o presentata in nessun modo possibile. La storia, tra l'altro, ci viene raccontata dal punto di vista del vicario, quindi Miss Marple ha un ruolo totalmente marginale, se non alla fine del romanzo, ed è una cosa che mi è dispiaciuta un pochettino, perché volevo conoscere la Miss Marple dal romanzo di Agatha Christie e non dai vari film, serie TV che poi hanno tratto da questa serie di romanzi, e sono rimasta un pochettino delusa. Per quanto riguarda la storia in generale, non mi ha colpito particolarmente, la prima metà l'ho trovata abbastanza statica, i personaggi non particolarmente interessanti, e appunto sono rimasta delusa dal fatto che Miss Marple non sia proprio, ecco, fra i principali protagonisti di questa storia, se non verso la fine, che ho trovato decisamente molto più dinamica. Incominciano ad esserci più fatti rilevanti, più indizi buttati qua e là a cui si può arrivare, pensare a chi potrebbe essere, ma ovviamente ho toppato come sempre. Grande Agatha Christie, per me è una continua scoperta, nonostante io abbia letto, visto tante cose sue, riesce a stupirmi ogni volta e a ingannarmi, fa sempre credere una cosa e poi si rivela essere un'altra. La trovo una donna fantastica, veramente, di un'intelligenza e logica sopraffini. Mi è piaciuto veramente tanto. Non è probabilmente il miglior romanzo di Agatha Christie che ho letto finora, ce ne sono altri che magari mi sono piaciuti di più, sia per storia che per soluzione del caso, che per personaggi, però l'ho trovato molto interessante perché questa autrice riesce a raccontarci, a descriverci una società che a noi è veramente molto distante, l'Inghilterra dei primi anni del Novecento. Lo trovo molto affascinante vedere come pensavano i nobili, la differenza fra le varie classi, quelli che erano gli usi, i costumi, quello che definiva e caratterizzava una signorina piuttosto che una persona qualunque, come dovevano comportarsi le signore, le vedove, le zitelle, quello che facevano, come venivano considerate, ma anche semplicemente che cosa pensavano semplicemente. Ho trovato gli scambi di battute fra il vicario, quindi un uomo di chiesa, e il medico molto interessanti, quando parlavano soprattutto di giustizia, perché avevano due concezioni totalmente differenti ed era un ragionamento, uno scambio di battute che potrebbe essere attualissimo fra due persone di oggi, per intenderci. Quindi l'ho trovato veramente molto interessante. E anche interessante la visione che hanno le persone, appunto, delle zitelle del paese, delle persone anziane. Come dice Miss Marple verso la fine, sua zia le ripeteva sempre che i giovani pensano che i vecchi siano stupidi, ma i vecchi sanno che i giovani sono stupidi. Quindi l'ho trovata una cosa molto bella, e a me affascina tantissimo il modo in cui la Christie, con veramente l'essenziale, non fa mai chissà quali descrizioni, semplicemente con i dialoghi e con qualche dettaglio buttato qua e là riesca a dipingerci e a mostrarci un'epoca, una società così lontana e distante dalla nostra in una maniera sbalorditiva. Mi fa scoprire sempre cose nuove e la adoro. Ho letto poi il numero 10 di Inuwaku Secret Service, che è il penultimo di questa serie manga. Wow, questo fumetto mi è piaciuto veramente tanto, quasi al livello dei primi volumi, che sono per me fra i migliori di questa serie. L'ho trovato particolarmente emozionante,
mi ha veramente colpita particolarmente. Non posso dirvi nulla della trama perché sarebbe un grandissimo spoiler, però ho il presentimento che questa serie si chiuderà in bellezza, in una maniera veramente fantastica. Lo spero veramente. Il prossimo numero, che è l'11, è l'ultimo, è già uscito, è già in mio possesso. Sto tardando un po' il momento per leggerlo perché non voglio finire questa serie. Sono particolarmente legata ai personaggi. Sono cresciuti, sono diventati talmente complessi, talmente veri, talmente umani, che sono così fiera, così contenta. Sono veramente senza parole. Nonostante ci siano un paio di cose che mi fanno un po' storcere il naso riguardo al grande mistero che si è sollevato, diciamo, negli ultimi numeri, sono molto fiduciosa per quanto riguarda il finale di questa serie. E a proposito, fatemi sapere se vi potrebbe interessare una recensione. L'ho messa come opzione nel gruppo per farvi scegliere la recensione del mese prossimo, quindi se siete curiosi magari fatemi sapere. E infine ho letto un nuovo manga, ho incominciato una nuova serie, sì, perché non ho abbastanza serie, abbastanza libri da seguire, però a mia discolpa posso dire che Orange è finito, A un passo da te è finito, Inuboku è finito, quindi avevo bisogno di un nuovo shoujo. Sì, convinciamoci di questa cosa. Quindi mi era stato consigliato veramente tantissimo Una stella cadente in pieno giorno, e sì, è al contrario, fantastico. Una stella cadente in pieno giorno, e mi è piaciuto veramente tantissimo. Sono rimasta folgorata da questo primo numero perché i disegni sono bellissimi, sono proprio come piacciono a me, con linee morbide, i tratti del viso molto kawaii, fantastici. Inoltre la protagonista mi piace molto perché è una ragazza di campagna, come un po' mi vedo io nella mia mente, che deve lasciare appunto la sua casa, la sua scuola, per trasferirsi invece in una grande città dove non conosce nessuno. Va a vivere dallo zio e a scuola appunto non conosce nessuno, e decide di sua testa così di voler stringere amicizia con il suo compagno di banco, che è invece un ragazzo che odia essere toccato, è veramente molto introverso, posso immaginare probabilmente anche riservato e timido, che sembra anche abbastanza scorbutico, ma lei invece si è fissata, vuole fare amicizia con questo ragazzo che io trovo adorabilissimo. E inoltre fuori da scuola conosce un amico dello zio che si rivela poi essere il suo insegnante, un ragazzo molto giovane, molto affascinante, che fuori da scuola si veste e appare in un modo, a scuola invece tutto bello ligio, sembra veramente un'altra persona, ma è molto affascinante, e sono molto curiosa di vedere come proseguirà la storia, perché questa ragazza si trova fra due omaccioni, cioè omaccioni, fra due splendidi ragazzi, e sono molto curiosa di vedere come verrà poi sviluppata la storia, sperando che affronti delle tematiche magari anche un po' più mature, visto che uno dei personaggi principali del fumetto è un insegnante che ha 24 anni, se non sbaglio, quindi spero vivamente che non sia il solito shoujo, ma che affronti delle tematiche un pochettino più impegnate, perché questo primo volume mi è piaciuto da impazzire. È, secondo me, al giusto equilibrio fra l'essere carino, dolce, coccoloso e divertente, e ai presupposti per essere anche un fumetto maturo, quindi speriamo. Queste erano quindi le mie ultime letture. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete già letto qualcosa che ho citato, se vi incuriosiscono, se avete qualcosa da consigliarmi, ben venga, sono sempre aperta a nuove proposte. Se invece volete partecipare al sondaggio per la recensione del mese, quella scelta da voi, trovate il link qua sotto in descrizione nel gruppo Cibis The Wayne. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!